Prego. Un applauso. Qua ha fatto un applauso. We Art Family is a drawing and painting course where Ercole Pignatelli reveals the techniques, secrets and tricks of the trade step by step. His aim? To unlock the artistic talent that we all have within us. With him as your guide, you'll be surprised at how quickly you'll learn and improve. 57 hours divided into three courses face to face with an Italian master painter. The course was filmed and produced by his three sons, all artists themselves, and so this really is the inside story, as told to his family. 3 years of work, 137 days on set, to bring you 65 years of invaluable artistic experience. Aspetta, non parlare. C'è una ragione didattica per cui quest'uomo è qui. Non voglio dire che è un amico, perché è inutile dire, no, che è un amico, però posso solo dirvi che nel 1982, in un ristorante che c'è ancora, si chiama Cressino, lui si è messo a disegnare e mi ha dedicato due quadri. Due disegni, perché è didattico portare qui una persona? Per chiedervi di seguire le vostre pulsioni, naturalmente perché siano positive. Voi immaginate che quest'uomo che ci invita a tutto il mondo, perché pittore, vi dirà, pittore, poeta, scultore di rango internazionale, quindi ha superato i limiti anche europei, è conosciuto nel mondo, a 7 anni ha cominciato a disegnare, si è ritrovato con dei pennelli e ha voluto seguire, malgrado forse probabilmente i genitori non erano proprio d'accordo, perché viene da una famiglia nobile, nobilissima, pugliese. Racconta tu il resto, ti ascoltiamo. Allora, intanto io voglio salutare la signora Panza di Piumo, perché io ero molto amico di Giuseppe. Giuseppe è stato mio amico collezionista ed è, ho diverse fotografie nella sala che mi dedicò la Biennale di Venezia nel 1978, dove lui è accanto a me e dove lui guardava e era inorgoglito che io avessi la sala della Biennale. Giuseppe è stato il mio carissimo amico e Giovanni è intimo amico di mio figlio Luca di Daniele. Ecco, una cosa che mi ha fatto molto piacere. Allora, la mia nascita è a Lecce nel 1935, io compio 85 anni in aprile. Il presidente Grossi credo potrebbe essere mio nipote, eh? Più o meno. Allora, sono nato in una famiglia di medici e sto scrivendo, la mia autobiografia è pronta, sarà edita da Mondadori tra dicembre e gennaio, dove racconto che per tenermi buono a 2 anni mi mettevano su un seggiolone, mi legavano contro un muro con delle matite e io disegnavo finché non mi venivano a prendere per portarmi a fare la pappa. 2 anni avevo. Ci sono ancora in quella casa, una casa di Lecce del marchese Pedalini di Annesano, casa del 600,
credo che se si volesse togliere l'intonaco che è venuto dopo di noi ci saranno ancora i miei disegni. E poi c'è una scala chiocciola di quella casa nobiliare dove io ho disegnato sempre, 1940, 42, 43, durante la guerra mi rifugiavo sul terrazzo perché passavano i quadrimotori e cominciavo ad avere delle sensazioni, diciamo, abbastanza allora apocalittiche, che era veramente l'apocalisse allora. Ecco, speriamo che non avvenga questo con il problema dell'inquinamento che stiamo avendo oggi. Ad ogni modo, a 7 anni ho cominciato a dipingere a olio, ma a quell'epoca c'era scarsità di materiale, quindi il primo lavoro l'ho fatto su un coperchio di scatole di scarpe di cartone, che sono degli alberi che si riflettono in uno stagno. E da lì poi mio nonno si chiamava, cioè io mi chiamo come lui, Ercole, mi ha detto: io sono medico chirurgo da una vita, ti lascio lo studio, ti lascio le casse con i ricettari, tutte le apparecchiature per gli interventi chirurgici e fai il medico. Io invece ho avuto la fortuna da parte materna di avere una nonna che era una grande ricamatrice. Lei ricamava e mettevano questi ricami anche sotto vetro, per cui alla distanza di 3 metri uno diceva: che bel quadro, che bella acquerella. Avvicinandosi poi si vedeva che era fatto con l'aglio col filo. La sto scrivendo, l'ho già scritta questa cosa. Ricordo un mobile, un comò, con i cassetti però alti 5-6 cm, pieni di matasse, dal bianco al nero, con varianti infinite di grigi, di verdi, di rosa. Allora, alla fine, io ho scelto, evidentemente l'avevo nel DNA, ho scelto di fare il pittore. Forse abbiamo perso un ottimo chirurgo, ma abbiamo acquistato un grande artista. Ercole Pignatelli. Grazie ancora. Io sono rimasto molto colpito da quanto ha detto il professor Grossi, da quanto ha detto il signor Accanto, ma quello che mi ha dato un'emozione incredibile è stato il sensei. Io vorrei adesso lo ascoltiamo, adesso lo riascoltiamo, lo riascoltiamo, lo riascoltiamo. Una, questa notte, siccome l'amico è bivacqua, di tempesta ogni tanto di telefonata, io questa notte ho scritto qualcosa, però devo dire anche che è arrivato a Milano nel 53, io ebbi la fortuna di conoscere la stessa sera al Bar Giamaica, conobbi Lucio Fontana, Garibaldo Marussi, l'inventore delle arti, la rivista Le Arti, la prima rivista italiana che parlava d'arte, che si è occupato per tutta la vita di portare gli artisti a certi traguardi. Ero amico di Raffaele Carrieri, ho fatto un libro con Eugenio Montale, cioè io appartengo a quella generazione lì, ma allora ero veramente giovane come voi, e questi erano più grandi, ma avevano il talento anche di essere degli scopritori di giovani talenti. Quindi io oggi mi sto occupando di una cosa molto importante, che è quella di cercare di togliere dalle nostre case quello che può inquinare, che sono le bottiglie di plastica. Assieme a delle mie amiche che sono delle artiste molto importanti, Laura Zeni, Daniela Palmieri, Antonella Mantovani, Elia Festa, stiamo lavorando su questo. Con le bottiglie di plastica facciamo delle sculture da mettere in casa. All'acquario di Milano c'è una grande installazione di Elia Festa dove c'è delle mie opere esposte fino al 3 novembre. Comunque queste mie amiche sono veramente formidabili e niente, ringrazio tutti per l'attenzione dedicata. Tuttora però volevo leggere allora ho scritto questa cosa, scusa, quello che prova un artista, perché tutti lo sanno, però avere oggi
l'occasione, l'ho scritto alle 4 di questa mattina, l'occasione alla mia età di parlare a tanti giovani è un privilegio che mi porta indietro di 70 anni, quando quindicenne decisi di lasciare le medie per iscrivermi all'Istituto d'Arte nella mia città. Allora, sono nato nel 35, la mia famiglia era famiglia di Messi. Così il destino mi assegnò fin dalla nascita un marchio che tuttora permane, il nome della libertà, libertà totale, altrimenti si priverebbe del potere di assegnare con diritto all'artista quell'atto di fede che inizia con un termine specifico chiamato ispirazione, che può condurre il più delle volte a un'alterazione della mente, del sentimento, prossima però a dar vita ad un'opera d'arte. Continuando in questo processo evocativo di smarrimento, che in certi casi, parlando di capolavori, si ritrovò il povero Van Gogh, va considerato l'attimo purtroppo come scossa sorda e sconvolgente dell'anima, un torrente, un fiume da cui prorompono tonnellate d'acqua trascinando con forza inaudita tutto quanto è posto in rovina, tranne lo spirito, che indifferente non scompare, ma acquista una forza ancora più grande e influente. L'arte è pericolosa per l'artista, si domandava e si poneva questa domanda Nietzsche, inumano, troppo umano, un libro per spiriti liberi. Alla fine può condurre il pittore, il poeta, il musicista a confrontarsi con un tentativo di autodistruzione che lo affascina per poteri occulti, oscuri, perché culminanti, se autentici, con la nascita, a volte dolorosa, del capolavoro in totale solitudine. Un applauso per grazie. Grazie per aver di ascoltare il nostro amico Sensei, un grazie a tutti quanti voi per aver partecipato all'undicesima edizione del Stand America, l'appuntamento ovviamente il prossimo anno, grazie a tutti gli ospiti, grazie particolare al Presidente emerito della Corte Costituzionale Piero Grossi, a tutti i premiati che oggi sono qua intervenuti e grazie soprattutto alla presenza di voi ragazzi, senza di voi questa giornata non ci sarebbe stata, quindi grazie, all'anno prossimo e adesso.